Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento che oggi guardate cosa propone il lavoro. Ecco cosa si chiede al nuovo governo. Un titolo molto ampio, in realtà, che ci permette anche di capire che cosa il nuovo governo ha intenzione di fare, ha intenzione, perché poi insomma il panorama economico in questo preciso istante è veramente complicato, ma insomma ci arriviamo per gradi. E cosa servirebbe all'Italia proprio in questo momento, fermo restando che purtroppo la coperta è corta, ci sono delle priorità decisamente fondamentali che sono quelle dell'aiuto alle imprese, alle famiglie per contrastare il caro bollette, gas, energia, ma anche in generale il caro carrello della spesa, l'inflazione che è salita all'8,9% e soprattutto il carrello della spesa continua a pesare sempre di più, quindi spendiamo molto di più anche per i beni di prima necessità. Ci sono molte più persone che si rivolgono alle associazioni di volontariato per andare a prendere un pasto caldo. Vi rileggo perché ne parliamo spessissimo. Intanto abbiamo una povertà assoluta che ha raggiunto il massimo storico. La Caritas parla di 1.960.000 famiglie in povertà assoluta nel 2021. Questa situazione deriva dall'emergenza Covid già, e però poi ovviamente è stato un continuum anche con l'inflazione che ha continuato a aumentare a causa anche, perché non è solo questo, del conflitto in Ucraina, che ovviamente ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia, e lo sappiamo, tutti i discorsi che facciamo sempre, però è un tema veramente di una gravità totale. Anche Papa Francesco ha parlato di questo, creare posti di lavoro, ed è per questo che ne parliamo oggi. Saluto Maurizio Del Conte, professore all'Università Bocconi, diritto del lavoro, nonché presidente AFOL, che torna con noi e torna a trovarci. Grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a tutti. Allora, da dove vogliamo partire, Maurizio? Intanto, facciamo così, partiamo, chiedo alla regia, perché è tutto collegato. Mettiamo il secondo titolo, quello relativo alla povertà assoluta, che almeno a me ha toccato proprio nel profondo, anche se poi sappiamo molto bene che la povertà in Italia è un tema sempre purtroppo, come dire, vivo. Però abbiamo scoperto che siamo al massimo storico. Papa Francesco dice: creare posti di lavoro, è possibile fare questo? Domanda molto ampia, ma insomma, adesso parti tu da dove ritieni sia il punto migliore, insomma. Ma è sicuramente possibile fare politiche che favoriscano la creazione di posti di lavoro. Poi i posti di lavoro non è che li crea la politica, li creano le imprese, ma è evidente che se si riesce a generare un ecosistema favorevole sia alle imprese che al lavoro, questo poi produce dei risultati in questa direzione. Il problema oggi è che abbiamo molto trascurato le dinamiche trasformative del lavoro degli ultimi anni e non abbiamo intercettato il cambiamento produttivo e tecnologico che si è verificato a livello globale. Tagliando un po' fuori l'Italia da questa grande trasformazione e lasciandoci un po' ai margini. Il problema del nostro paese è che invece di concentrarci su quelle attività produttive più cariche di valore in termini proprio di competenze e quindi in termini di valore aggiunto, ci siamo purtroppo invece concentrati sul vivacchiare. Rispetto ad attività a basso valore aggiunto, quindi competendo con i paesi, diciamo così, in via di sviluppo, sui quali peraltro noi saremo sempre perdenti perché è chiaro che non possiamo competere col loro costo del lavoro e quindi ci stiamo un po' avvitando verso il basso in una competizione che ci costringe a fare quello che poi tutti gli italiani stanno sperimentando, e cioè a appiattire diciamo, la curva salariale,
la componente salariale e diciamo, regredire rispetto al resto, per esempio, dei paesi europei, soprattutto in termini di capacità di acquisto, cosa che in questo momento si fa ancora più critica per l'effetto della inflazione, che evidentemente erode ulteriormente il valore reale dei salari che sono già bassi in Italia. Appunto, però quello è un tema che noi affrontiamo sempre. È un po' un cane che si morde la coda, no? È quello il problema poi di base. Sì, è un cane che si muore dalla coda, però non sono 30 anni che sappiamo che la nostra produttività non cresce, cioè mentre gli altri paesi negli ultimi 30 anni sono cresciuti del 25, 26, 27%, faccio una media, diciamo, dei paesi europei più virtuosi, noi siamo rimasti al palo. È chiaro che se non si aumenta la produttività, non c'è ricchezza da distribuire, quindi è difficile poi avere un aumento corrispondente dei salari. E come si fa a aumentare la produttività? Beh, innanzitutto investendo nella tecnologia e nei saperi legati alla tecnologia. Noi abbiamo ancora una grande parte del nostro tessuto industriale che ricordiamo non è quello delle eccellenze che ogni tanto ci vengono proposte, ah, questa impresa è un campione a livello nazionale. Sì, ma quelle eccellenze lì occupano una Sì. quota di, diciamo, di lavoratori nel complesso molto molto piccola. Il corpo grosso della nostra imprenditoria è fatta da piccole e medie imprese che invece sono tecnologicamente arretrate e vorrei anche dire sono un po' managerialmente arretrate, quindi c'è bisogno di grandissimi investimenti sia in formazione del personale che evidentemente ha bisogno di impadronirsi delle competenze che servono per queste nuove tecnologie, Certo. sia di sostenere ancora una volta, ricordiamo per esempio il piano Industria 4.0, cioè gli investimenti delle imprese in nuove tecnologie, e d'altra parte anche sostenere la managerialità delle imprese con una formazione anche per i manager, perché ripeto, in un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese, questo rappresenta un problema di tipo, direi, culturale. Eh sì, è il problema culturale che parte proprio come hai detto giustamente tu, io sono molto d'accordo Maurizio su come si concepisce il lavoro stesso, no? E la gestione del lavoro. Abbiamo visto anche, adesso senza riaprire la parentesi, ma giusto per portare un esempio di come è stato recepito anche lo smart working, cioè ci sono stati dei manager delle aziende che insomma non l'hanno visto di buon occhio perché sembrava quasi che fosse, come dire, penalizzante per gli obiettivi stessi del lavoro, no? Invece, se usato nel modo giusto, è uno strumento che può anzi facilitare anche il lavoro dei collaboratori e dei dipendenti perché più concentrati magari su alcuni obiettivi stessi, no? L'abbiamo detto anche questo in altre, però mentalmente insomma abbiamo faticato un pochino. Tornando al primo titolo, lavoro, ecco cosa si chiede al nuovo governo. Ovviamente due domande ti faccio che poi vanno a convogliare nello stesso tema. Che cosa secondo te in questo momento come priorità serve? Cosa dovrebbe fare il lavoro? I punti del programma del nuovo governo, ovviamente poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma insomma quello che ci stanno dicendo riguardano proprio l'economia e il fisco, riduzione delle tasse sul lavoro, anche questo è un tema sempre molto in superficie, però è complicato poi riuscire a farlo, no? Sai, lo slogan meno tasse per tutti, banalmente è quello sempre più utilizzato da che mondo è mondo, però poi come si fa? Taglio del cuneo fiscale contributivo a vantaggio proprio di lavoratori e imprese, questo si ricollega a quello che dicevamo prima, così che le imprese possano essere insomma alleggerite di alcuni costi per poter assumere di più e quindi circolo virtuoso per cui la disoccupazione calerebbe, una revisione del reddito di cittadinanza, così ci arriviamo, che credo sarà, non so se sei d'accordo con me, uno dei punti su cui l'opposizione si scaglierà. Maggiormente in primis con il Movimento 5 Stelle e Conte. Allora, ecco, questi sono i punti del programma. Quali sono le priorità? Allora, è evidente che il taglio del cuneo è una priorità, ma non da oggi, è una priorità almeno da
20-25 anni, cioè da quando la forchetta, la divaricazione fra il costo indiretto del lavoro in Italia rispetto agli altri paesi è arrivata a un livello da renderci scarsamente competitivi, almeno nel contesto europeo. Naturalmente, quando si parla di taglio del cuneo contributivo fiscale sul lavoro, si devono trovare anche le risorse. E si dice costa tantissimo, sì, è vero che costa tantissimo perché sappiamo, per esempio, l'ultimo tentativo che era stato fatto in modo significativo fu quello precedente al Jobs Act di Renzi con praticamente l'azzeramento dei contributi per 3 anni ai nuovi assunti. Costò tantissimo, ma il limite di quel provvedimento fu la sua temporaneità, cioè il fatto che appunto dopo 3 anni il costo ritornava esattamente quello di base, normale. Allora, io credo che quello di cui abbiamo bisogno oggi è un taglio consistente, non però pensando di fare riduzioni draconiane perché non abbiamo le risorse, ma strutturale, cioè sul quale poi le imprese possano fare un programma di lungo periodo, quindi sappiano che nel lungo periodo il costo del lavoro costerà. Si ridurrà di 2, 3, 4 punti. Questi secondo me sono i numeri verosimili, Sì. oltre sono veramente insostenibili. Ma questo può essere ossigeno per le imprese e devo dire anche. Tutto quello che contribuisce alla riduzione del divario in termini di convenienza tra lavoro regolare e lavoro nero, evidentemente fa bene al nostro paese, fa bene al nostro sistema del lavoro, perché più è alto questo divario, più la tentazione di sfuggire nel lavoro nero, aumenta e purtroppo sappiamo che questa è una piaga gravissima del nostro paese. Quindi direi questo, dovrebbe essere una priorità ragionata e ragionevole, senza promettere cifre mirabolanti, ma pensando a iniziare un percorso. Sì, anche Dopodiché, perché le c'è. cifre mirabolanti sarebbero veramente fuori contesto in questo momento soprattutto. Esatto, non ci sono queste. Poi No. c'è un'altra partita che è quella delle pensioni. Ora, anche Già. qui sappiamo che la coperta è corta, però come sempre bisogna fare delle scelte, cioè se la scelta prevalente è quella di anticipare l'età pensionistica, beh, bisogna sapere che questo si mangia buona parte delle risorse che potrebbero essere destinate ad altro, quindi anche al taglio del cuneo fiscale. C'è il tema sicuramente del reddito di cittadinanza e questo è un tema molto delicato. D'altra parte, però, credo che sull'opportunità di metterci mano ormai convergano quasi tutti, perfino il Movimento 5 Stelle ha detto che è migliorabile questa misura. Perché? Beh, perché se sono veri i dati che ci indicano appunto la Caritas, ma non soltanto, una serie di enti che stanno facendo analisi sulla povertà in Italia, questa invece di essere stata abolita sta crescendo. Ora non certo perché è stato introdotto il reddito di cittadinanza, ma significa però che questo reddito di cittadinanza non è adeguato a risolvere quale problema? Il problema della crescita della povertà, cioè delle origini della povertà, che poi molto spesso coincide anche proprio con le scarse opportunità di lavoro, perché c'è poco da fare, ma per sconfiggere la povertà è necessario aumentare la quota di chi partecipa al mercato del lavoro nel nostro paese. Noi sappiamo che siamo uno dei paesi col più basso tasso di partecipazione al lavoro, cioè E siamo lavoro ben lontani dal frammentato, tasso no? Lavoro del 70%. frammentato, perdonami se ti ho interrotto, Maurizio, però anche questo fa perché da lì viene determinata anche la partecipazione più o meno attiva. Certo, assolutamente. Bisogna, appunto, bisogna stimolare la partecipazione e bisogna creare quei servizi che in altri paesi sono stati creati molto tempo fa e che hanno dato ottimi risultati. Io ricordo sempre che la Germania, che versava dopo la riunificazione in condizioni economiche veramente critiche, con un debito pubblico enorme e con una ricostruzione di metà del paese
da affrontare, beh, ha legato le politiche industriali di crescita e di investimenti sulle attività produttive con politiche di servizi per il lavoro. E non in un anno o due, ma in 5-10 anni i risultati sono stati prodotti e hanno sostanzialmente dimezzato il tasso di disoccupazione in quel paese. Quindi non è che non si possa fare, bisogna saperlo fare. Ora, tornando al reddito di cittadinanza, abbiamo visto come tutta la parte cosiddetta dedicata alle politiche attive del lavoro non ha funzionato. Non ha funzionato per tutta una serie di ragioni che sono molto ben note agli addetti ai lavori, perché sappiamo benissimo che queste persone non possono essere immediatamente portate a un colloquio, con un Certo. potenziale, diciamo, imprenditore ai fini dell'assunzione, ma devono essere accompagnate attraverso un processo di riqualificazione professionale e poi essere avviate al lavoro. Questa parte non è stata realizzata. Il risultato è che noi continuiamo sostanzialmente a elargire un sussidio passivo che, come Certo, dice certo, il certo. famoso detto, sfama per la giornata, ma non aiuta a risolvere il problema No, della fame. il che esatto, non c'è niente di sbagliato nell'aiutare a sfamare, no? Le persone, ci mancherebbe, l'aiuto ci deve essere, Assolutamente. però diciamo che allora va rivisto per completare quello che doveva essere l'obiettivo iniziale, cioè quello che hai raccontato benissimo tu e che hai ricordato benissimo tu, di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, quindi aiutare, ma insomma far sì che la persona poi possa contribuire attivamente all'economia del paese. Quindi è alla propria economia, è quello che manca, no? Non è tanto sbagliato ovviamente perché dopo sembra quasi no, non va bene aiutare le persone che non hanno un lavoro, certo che va benissimo, anzi bisogna farlo, però poi bisogna che queste persone lavorino, perché altrimenti poi il sistema paese crolla a un certo punto se non scatta questo meccanismo. Sì, ma ecco, ultima domanda che poi racchiude un po' tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Noi abbiamo però appunto l'emergenza bollette, come de ho detto in apertura, luce, gas, emergenza alimentare, la povertà assoluta, quindi sempre più persone che si rivolge alla Caritas e altre associazioni per poter mangiare, e non persone, veramente anche persone che prima appartenevano al cosiddetto ceto medio, persone che hanno perso il lavoro, persone, insomma, inutile che stiamo a fare la lista della spesa, tanto per stare in tema, sappiamo molto bene. Serve appunto facilitare l'ingresso al mondo del lavoro, però serve che appunto le tasse per le imprese diminuiscano, altrimenti, ripeto, non si fa molto. Com'è possibile? Dobbiamo farlo in deficit? Questa è la domanda finale che racchiude un po' il tutto, solo che la coperta è corta, appunto, Maurizio. Allora, noi sappiamo che il sogno, il mito del deficit è un po' fuori dal tempo, perché appena un paese forza la propria finanza pubblica nel senso di aumentare il debito, diciamo, i suoi tassi di interesse che deve pagare sul debito stesso crescono, perché questo è quanto abbiamo potuto verificare, ma anche in tempi recenti il nostro spread si è indubbiamente rafforzato, cioè si è aumentato il differenziale fra i nostri tassi e quelli tedeschi proprio quando noi abbiamo iniziato a far ricrescere il debito pubblico. Allora, qui è un equilibrio molto delicato. Non si illuda chi pensa che con uno scostamento di bilancio si possano risolvere i problemi, diciamo, questi problemi di cui abbiamo parlato oggi, perché purtroppo poi rischieremmo di pagarla tutti in termini appunto di aumento poi alla fine del fabbisogno e quindi poi Sì. inevitabilmente aumento anche delle tasse, quindi è un po' il cane che si morde la coda. Bisogna avere
quello che ci ha sempre, diciamo, ci dicono sempre proprio i manuali base dell'economia. Si può aumentare il debito nella misura in cui si riesce a sviluppare misure che incrementino il PIL, quindi che facciano la crescita. Allora, se noi siamo in grado di fare buoni investimenti con il debito, facciamo crescere il paese. Se noi riusciamo a far funzionare il PNRR, che sono risorse incredibili rispetto ai nostri normali margini di bilancio, quelle risorse sono investimenti produttive che consentono di far crescere il PIL del Sì. paese. Quindi è una partita delicatissima. Se riusciamo a fare quel tipo di riforme, probabilmente avremo anche spazio per fare più debito e quindi spazio per fare più crescita. Certo, beh, la parola riforme, ma insomma, speriamo, ci sono tante tante sfide, peraltro a partire dalla legge di bilancio che deve essere fatta in fretta e furia entro la fine dell'anno e siamo già a fine ottobre, quindi si partirà veramente, come dire, da velocisti e si spera di riuscire a stare al passo. Allora, Maurizio Del Conte, ci sentiamo come sempre ogni tot di tempo per fare i bilanci del caso. Io naturalmente ringrazio Maurizio Del Conte, professore all'Università Bocconi, diritto del lavoro, presidente AFOL. Ecco, com'è la situazione di AFOL, insomma, in questo momento? Quali sono le richieste maggiori? Perché poi anche le cose concrete servono. Diciamo che noi abbiamo avuto una forte domanda da parte delle imprese Ok. di competenze, soprattutto competenze. Noi poi non parliamo mai semplicemente di alte competenze, anzi, diciamo che poi rispetto ai servizi pubblici le imprese si rivolgono non per alte competenze, ma per competenze specializzate. Anche l'addetto al magazzino deve essere un addetto specializzato. Sì. Se non hai il mulettista con il patentino per il muletto, non riesce a dare una risposta all'impresa. Non stiamo parlando di scienziati nucleari, ma stiamo parlando di competenze. C'è stata una fortissima richiesta, c'è ancora una fortissima richiesta, ma purtroppo vediamo già segni di rallentamento e questi segni di rallentamento sono naturalmente legati al contesto internazionale e soprattutto al costo delle materie prime e al costo dell'energia. Ecco, questa sarà un po' la partita che si gioca nei prossimi mesi. Quanto questo costo dell'energia influenzerà l'attività produttiva delle nostre aziende? Ok, allora per tutte le informazioni, afolmet.it è il sito di Afol Metropolitana, azienda speciale per la formazione, l'orientamento e il lavoro per quanto riguarda il territorio metropolitano milanese. Grazie a Maurizio Grazie a Del voi. Conte, a presto sulle fonti TV, augurano buona giornata.